Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video in collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Vi lascio giù in info box i link di tutti i canali che partecipano a questa collaborazione. Questa volta si tratta di un video tag che è stato ideato da Antonella del canale I Consigli di Antonella 2. E io prima di iniziare volevo fare una piccola introduzione. Vorrei semplicemente dedicare questo video proprio ad Antonella, perché ultimamente si è vista costretta, suo malgrado, ad aprire un altro canale. Non vi spiego qui i dettagli perché non è una cosa che riguarda me, è una cosa che riguarda lei, quindi se vorrà, lo racconterà lei poi sul suo nuovo canale. E io proprio a lei vorrei dedicare tutto il video e mandarle un grosso bacio. E con questo mega abbraccio e bacio dedicato ad Antonella, direi di cominciare con il tag che si intitola Profumi e colori d'autunno. Prima domanda: qual è il profumo autunnale che consigli e preferisci? Io consiglio e preferisco il mio profumo per eccellenza, che è il J'adore di Christian Dior. Io utilizzo questo in tutte le stagioni, quindi in realtà non è un profumo che utilizzo in autunno, lo utilizzo sempre perché è il mio profumo preferito. Poi devo dire che ogni tanto magari provo qualche profumo diverso, quindi non mi metto tutti i giorni solo questo, magari me ne metto anche qualcun altro, ma generalmente non sono una grande appassionata di profumi, non compro profumi praticamente mai, se ne uso uno nuovo è perché me l'hanno regalato, quindi è molto difficile che io in autonomia mi vada a comprare un profumo, quindi qualche volta anche qualcosa di diverso lo provo, però questo rimane sempre il mio profumo d'eccellenza. Seconda domanda: che tipo di crema viso inizierai ad utilizzare in autunno? Devo dire che io comincerò e continuerò ad utilizzare la crema viso che utilizzo già da tantissimo tempo, che è la Neutrogena. Questa qua è una crema viso, questa marca è veramente ottima, non so se la conoscete o meno, ma se non l'avete mai provata, provatela. Perché è veramente super idratante, è un'ottima crema. Io ho utilizzato sia questa qua, crema viso, sia la crema mani in diverse formulazioni e mi sono sempre trovata benissimo. Qua ce n'è ancora un bel po' perché l'ho comprata da poco, devo dire. Ne ho consumato mezzo barattolo, diciamo così. È una crema abbastanza spessa, però non è unta, quindi non vi lascia la pelle unta. Ed è comunque super super idratante. Io ho la pelle molto secca, soprattutto sulla fronte, non la vedete perché ho la frangetta e non è un caso se io sono pettinata così, perché almeno va a coprire un po' questa incredibile secchezza che ho sulla fronte. Ma devo dire che questa crema mi aiuta veramente tantissimo. Quindi sicuramente continuerò ad utilizzare questa. Terza domanda: quale crema o burro corpo utilizzi in autunno? Dunque, io vi faccio vedere un burro corpo che è una new entry, quindi un burro corpo che ho comprato da poco, è di Yves Rocher ed è quello alla mela rossa. È proprio un burro corpo perché è veramente molto molto denso, l'ho provato un pochino, ma diciamo che adesso che la stagione è un po' più fredda comincerò ad utilizzarlo di più. Si presenta così, spero che vediate qualcosa perché so che ci sono i riflessi, comunque molto molto denso. Quindi è anche un po' difficile da spalmare, però va benissimo soprattutto magari nelle gambe, insomma in quelle zone dove la pelle può essere un po' più secca. E questo voglio cominciare ad utilizzarlo quest'autunno perché faceva parte della collezione natalizia dell'anno scorso, però io non lo avevo comprato, sono riuscita a reperirlo alla fine dell'estate perché erano i cosiddetti avanzi di magazzino e quindi me lo sono accaparrato e voglio sicuramente utilizzarlo. Però c'è da dire che le parti del corpo sulle quali io vado ad utilizzare delle creme sono le mani. Io utilizzo più che creme corpo, creme mani, perché mi piacciono tantissimo. Diciamo che le colleziono in un certo senso, ne ho un'infinità, quindi se volete vedere tutte le mie creme mani vi invito ad andare a vedere i video che avevo fatto dedicati alle creme mani, vedrete che ne ho veramente una quantità infinita. Ma adesso vi mostro queste, perché sono quelle che secondo me vanno bene con i primi freddi. Queste
Questa qui è nuova perché è una crema Giardino dei Sensi all'avena, non l'avevo mai vista, non l'avevo mai provata e ovviamente ho dovuto subito andarla a comprare. E poi vi faccio vedere anche questa che è della Vitamin Vita, le bacche di Goji. Sono entrambe abbastanza dense anche se non ungono la pelle, ma questa densità che hanno permettono, soprattutto quando comincia a essere più freddo, un'idratazione profonda. Quindi, secondo me, queste in autunno, ma anche in inverno, comunque vanno benissimo. Quarta domanda: quali colori preferisci sulle unghie in questa stagione? Anche se in questo momento ho uno smalto verde acqua che è assolutamente estivo e non è per niente autunnale, io in realtà in autunno preferisco dei colori un po' più classici come rosso, un marrone, magari un po' glitterato, quindi colori di questo genere, magari un rosso vino, un viola prugna, colori molto scuri. Quindi diciamo che di solito mi oriento su quelle tinte. Oggi è un caso, è proprio un caso perché mi sono messa uno smalto completamente estivo, ma perché questo è quello della Laila No Lamp, quindi volevo uno smalto a lunghissima durata e quindi insomma ho messo questo colore. Però i colori scuri sono quelli che io prediligo in autunno. Quinta domanda: quali sono per te le tinte o rossetti ideali per l'autunno? Anche qui si tratta sempre di colori che vanno sul rosso, sul marrone, magari sul rosa, però quel rosa un po' più scuro. Quindi vi faccio vedere in particolare tre rossetti che utilizzo un po' di più rispetto agli altri. Questo qui è della NYX ed è un rosso mattone matte del numero 07 ed è questo colore qua. Questo secondo me è un bellissimo rosso mattone e mi piace molto in autunno. Poi vi faccio vedere questo che è della Kiko ed è un marrone un po' più chiaro, il 404, ed è un marrone un pochino più chiaro, però è comunque secondo me un bel colore. E poi il mio preferito, anche perché è a lunga durata, il rossetto liquido Huda Beauty colore Trophy Wife. Questo qua mi piace tantissimo, non so se riuscite a capire visto così che colore è, probabilmente no, dovrei fare forse uno swatch, facciamolo, va? Facciamo questa cosa diversa. Eccolo, questo è il colore Trophy Wife. A me piace tantissimo questa colorazione, ritengo che mi stia bene ed è anche a lunga durata, quindi soprattutto in autunno devo dire, perché in estate con il caldo non ha la formulazione giusta per le mie labbra, però in autunno e in inverno comunque lo utilizzo sempre volentieri. Prossima domanda: quali sono per te i colori ideali da applicare come ombretti in questa stagione? Anche qui io mi terrei sui toni del marrone, magari con delle sfumature sul giallo, quindi per andare a creare un po' quel colore che ricorda proprio le foglie in autunno, quindi quando magari sono un po' gialle, poi diventano quel marrone che è quasi rosso fino a diventare marrone scuro. Però quello è un make-up abbastanza sofisticato e fatto di sfumature. Diciamo che per restare sul semplice, io vi faccio vedere questa palette che ha tutti dei colori che vanno dal marrone più scuro fino ad arrivare a quello chiaro e colori che tendono anche un po' a rosa. Spero che riusciate a vederla bene. Questa qui è la palette matte di Catrice. Eccola qua. È una palettina piccola, senza tante pretese, ma con la quale io mi trovo bene, perché comunque questi colori, poi tra l'altro c'è questo colore qua che forse non rende con questa luce perché so che lo vedete falsato, però in realtà è un marrone che tende al verde scuro, quindi mi piace moltissimo. E questi, diciamo, sono un po' i colori che io vedo bene sugli occhi in questa stagione. Prossima domanda: fondotinta BB Cream CC Cream, come colorerai la tua pelle? Io di solito utilizzo il fondotinta. Utilizzo anche un po' di cipria, utilizzo un po' di terra colorata, quindi questo è il modo in cui coloro la pelle. Però in questo caso si parla di creme, o comunque di fondotinta, e devo dire che io non ho mai utilizzato la BB Cream o la CC Cream, ma sempre il fondotinta, quindi sicuramente fondotinta. Mostra una borsa che indossi in autunno. Dunque, vi faccio vedere questa, che è una borsa semplicissima, nera.
così, fatta un po', non è proprio a secchiello, però insomma è fatta questa forma un po' così rettangolare, è un po' scamosciata come tessuto, ha due bottoni e la cerniera interna, quindi si apre in questo modo. È una borsa versatile, comoda, che va bene praticamente per ogni tipo di abbigliamento voi abbiate, quindi sicuramente questa è una borsa che io prediligo in autunno, anche perché è comoda e spaziosa. Prossima domanda: mostra un capo d'abbigliamento che rappresenta per te un must-have per l'autunno. E qui vi faccio vedere una giacca. Questo è il mio must-have per l'autunno. Questa qui è una giacca nera, corta perché arriva in vita, ha i bottoncini e la cintura, eccola qua, e ha questo collo di pelliccia che però è di pelliccia finta, quindi si tratta di pelliccia ecologica. Questo lo dico perché non voglio assolutamente urtare la sensibilità di nessuno e perché sicuramente tengo anch'io al benessere degli animali, quindi assolutamente. Questa è finta, però è comunque molto carina a vedersi perché secondo me il collo di pelliccia contribuisce all'eleganza di una giacca. Io la vedo più elegante fatta così. Volendo si può anche togliere e diventa una semplice giacca nera. Però questa è il mio must have per l'autunno perché ha una consistenza che è proprio perfetta per questa stagione, né troppo calda né troppo fredda, quindi questa va assolutamente benissimo. Inoltre mi piace il fatto che arrivi in vita, che abbia la cintura, quindi insomma è comoda anche da portare, molto pratica. Ultima domanda, tagga 5 amiche. Io ovviamente vorrei taggare tutti, quindi sentitevi tutti liberi di fare questo tag. Ma in particolare avevo pensato di taggare Lady Dark Makeup, La stanza di Scarlett, Sara Magic 15, Fiore Corso. Elisabetta R, perché io credo che tutti questi canali abbiano delle cose molto interessanti da dire, delle cose molto molto carine da mostrare. E quindi insomma siete invitate se volete, ovviamente senza obblighi, però siete invitate a fare questo tag. Io mi fermo, vi ringrazio per avermi seguita fino a qui, vi invito a lasciare un commento, a mettere un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e come al solito vi mando un bacio enorme.